Ma come hai fatto a dire che è carina? Vieni qui! Chiedi scusa! Ha detto che era solo carina questa canzone. Ha detto che era solo carina. Ehi, bentornati, fanciulli. Oggi è il giorno della mega indecisione. Non so a chi fare la reaction per prima. In realtà, sì, prima le mie figlie. Non so dirvi perché, però voglio fare prima la reaction alle IVE. Oggi, infatti, escono sia IVE che Seventeen. Saranno settimane di lotta tra questi due gruppi. Io sono contentissima di questa cosa perché per me è sempre bello quando escono gruppi che amo. In realtà non so mai per chi tifare ai music show, quindi rimango lì un po'. Forza tutti! E niente, io dovevo già fare questa reaction stamattina, purtroppo non ero in formissima, quindi non voglio fare un'introduzione troppo lunga, ho bisogno di sentire questa canzone, ho già sentito tutto l'album. Ecco, questo album delle IVE è molto più baddie, è molto più maturo, un po' cattivello. Ho notato che ci sono tantissime canzoni, sono sei canzoni, ne ho sentite cinque, per me sono tantissime, comunque la maggior parte delle canzoni hanno questa caratteristica di calma, dolcezza, tranquillità, che poi viene contrastata da un ritornello da delle parti molto più cariche, molto più stronga, che hanno anche tantissime volte la drum and bass. Quindi vediamo un po' questo ritornello, perché in questo caso mi ero guardata il teaser, ho visto che aveva qualcosa che mi ricordava un po' le Red Velvet, non so come mai. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace se vi sentite espansivi, lasciare un bel commentino e che trovate questo album da Stardust. Tra l'altro ho amato tutte le teaser foto che sono uscite, una più bella dell'altra, quindi mi aspetto proprio delle aesthetic stupende di questo video. Video. Adoro già questo inizio, fa molto Polly Pocket. E abbiamo anche un richiamo alla tradizione coreana, che bello. Ma partono così cariche? Carina comunque che è Liz. Adoro comunque questi abiti. Suo rapper, tra l'altro, che fa Tiger Eyes, che poi tra l'altro il suo plushino, la sua miniva è proprio una tigrottina, quindi è perfetto per lei. Ma mi sarei aspettata questa parte da Gaul e non da Iso, quindi sono. Hanno fatto un'evoluzione pazzesca comunque le IVE. Oh, bello questo pre-chorus. Raga, quanto è bella, Uoni. Ah, non pensavo ci fosse un intro al bridge. Abbiamo nel ritornello come center Eugene, ok. Poi Uoni, come succede spesso. Raga, aspettate, io ho visto qui nell'angolino. Cioè, guardate i rei. Guardate i rei! E altra cosa, nella coreografia del ritornello fanno A me viene in mente Momo. Quando Momo vuole mimare un qualcosa, quando cerca di far vedere anche quanto qualcosa sia grande, questo per me è il metro di misura Momo. Vediamo un momento, Cowell. Carine. Ever After? Nope, niente. Raga, io non ve lo vorrei dire, ma questa mi sa che è proprio il suo era. Bellissimo, anche con l'ombra della tigre, l'avete vista? Qua quando passano. Adoro. È una di quelle canzoni comunque complesse, non è proprio di primo ascolto, è molto molto complessa, ha tanti tanti elementi che potrebbero confondere molti. Vediamo se ora va Eugene al posto di Woni. Eh sì, si sono scambiate il chorus.
Oh, oh. Excuse me, ma questa base è un po'... Ha una base quasi un po' reggaeton? O sbaglio? Non sono sicura di questa cosa, però è una base un po'... più caliente. Abbiamo un cambio. Non me l'aspettavo. Adoro. Sentite anche la base. Mamma mia. La mia parte preferita della canzone, sappiatelo. Comunque le estetiche di questo video cosa sono? Video dell'anno. Sarò vostra schiava per sempre. Raga, ma la variazione di questo chorus alla fine che riprende il cambio nel bridge, ma che cos'è? Ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Elvi! Ma come hai fatto a dire che è carina? Vieni qui! Chiedi scusa! Ha detto che era solo carina questa canzone. Ha detto che era solo carina? Come? Tutto quello che succede da qua, raga. Abbiamo un minuto di wow, meraviglia totale. Tutto sentite la base. Con l'acuto di Yujin. Adoro. La mia piccola Rei. Mamma mia. Alvi, prenotiamo un appuntamento dal tatuatore. Devo farmi tatuare il loro logo. Raga, io non sono obiettiva. Che devo dirvi? Cioè... solo meraviglia. Cioè, per me le IVE sono veramente il gruppo che non veramente non mi delude mai insieme ai Seventeen. Quindi oggi era per quello che era una giornata dura, in realtà è una giornata bellissima. E questa decisamente, per quanto mi riguarda, è la canzone migliore dell'album. Poi ce ne sono altre che comunque se la giocano, ma questa bellissima. Bellissima. Il bridge ha cambiato tutto. Prima del bridge era... molto molto carina, dopo il bridge per me è veramente capolavoro celestiale. Non ancora a livello di Love Dive, perché Love Dive rimane proprio una delle mie canzoni preferite in assoluto. Non solo delle IVE, ma proprio in assoluto. Però, oh, raga, tanta roba. Quello che succede dal bridge in poi è veramente tanto interessante, tanto tanto bello. E fatemi sapere voi cosa ne pensate. A Paola non è piaciuta, quindi dato che a Paola non è piaciuta, questa canzone vincerà tantissimo. Bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.